Ciao ragazzi, bentornati all'interno del nostro mondo musicale Trance Evolution. Siamo in diretta sul canale YouTube Trance Evolution. Vi sto salutando io che sono la Mario, ma dall'altra parte in console c'è la Dea Kali che risponde al nome del DJ Andrea Mazza, che per questa sera ha preparato una selection veramente pazzesca, una di quelle selezioni che riuscirà a portarci molto bella, dice lui, molto bella, che ci porterà in quello che noi amiamo chiamare l'universo che va al di sopra, al di fuori delle frequenze comuni. Questa sarà una puntata molto speciale, alla fine vedremo perché. Nel frattempo però iniziamo subito con la nostra musica che già ci sta accompagnando mentre vi sto parlando. La prima traccia di questa sera è di Josh Kylin. Josh, il cui vero nome è Jesus Almaraz, è un produttore di musica trance progressive che vive a Tijuana in Messico ed è ispirato da artisti come Deadmau5, Lainate, Sanelex, Dinka, LTN e molti altri, raggiungendo costantemente le classifiche di Beatport e ricevendo col tempo il sostegno dei principali artisti del genere. Possiamo dire che Josh è veramente un talento molto promettente del paese azteco. DJ Andrea Mazza, confermi? Certo che confermo. Certo che confermo. E allora, se il notaio dà l'ok, possiamo aggiungere che i supporti per il nostro Josh includono Paul Van Dyke, Chicane, Ruben Derond, Roger Shah e molti altri. Questa nuova song si intitola Lucid Dream e uscirà su etichetta Addictive Sound. Trance Evolution.
Transvolution. To Palace for the real transfer. Evolution with Andrea Mazza. Voice Stories Lamaris. We'll be right back.
L'artista che ha prodotto questa bella traccia si chiama Shawn Mytesca e su di lui possiamo dire molto, perché ha sempre prodotto dei veri e propri capolavori. Lui viene da Denver, Colorado, ed è attivo sulla scena trance progressive da tantissimi anni. Dopo il suo remix The Space Lovers, prodotto in collaborazione con Mayon, ovvero il boss dell'etichetta Red Recordings, il leggendario Mytesca, insieme a Prophetic, uno dei maggiori talenti proprio della Ride, torna su questa label con un nuovo singolo, accompagnato stavolta da una voce strepitosa, quella di Julie Thompson, cantante fra le più gettonate e storiche del genere. Il singolo si intitola Blue. Ci piace molto l'arrangiamento di questo lavoro, soprattutto per quanto riguarda i synth che gli artisti hanno deciso di utilizzare per dare un tocco quasi tropicale alla sonorità, che insieme poi agli accordi di chitarra spagnola e alla grandissima voce di Julie Thompson rendono Blue veramente la song perfetta per rilassarsi sulla spiaggia e prendere il sole, per cui diventa davvero la canzone, la colonna sonora ottima per la bella stagione che speriamo stia per arrivare. Trans Evolution.
best for trance fun. This is Andrea Mazza on Trance Evolution. Quando solitamente in una giocata si punta il tutto per tutto, si dice che si va in all in. Ora noi di Trance Evolution stasera non vogliamo giocare a poker con voi, vogliamo semplicemente continuare a viaggiare al di sopra e al di fuori di questo, di questi universi che ci fanno veramente sognare. Però si chiama all in la traccia che stiamo ascoltando e che probabilmente non è un titolo scelto a caso, perché all'interno di questa song c'è la crema del roster di Anjana Beats. Capiamoci, stiamo parlando di quattro producers:
Fatum, Genix, JTEC e Giuda. La traccia, composta da queste quattro teste di serie, ovviamente tutti appartengono alla stessa casa discografica inglese Above and Beyond, è una vera e propria progressive trance in pieno stile Anjana Beats e ha visto la luce su tutti gli store digitali la settimana scorsa, per la precisione il 3 maggio, per cui il consiglio del DJ Andrea Mazza è di non perderla, confermi? Assolutamente. Assolutamente, ma a parte assolutamente. Assolutamente. Assolutamente, assolutamente. Bene, godetevi ancora la nostra musica, siamo in diretta sul canale YouTube Trance Evolution e come vi dicevo in apertura, ai saluti. Trance Evolution.
Transvolution. Adesso facciamo un altro viaggio lungo la storia dei nomi più importanti della trance music. Questa sera conosceremo Lange, anzi in realtà lo stiamo già conoscendo con le sue sonorità. In attività dal 1998, Lange è riconosciuto come uno dei più influenti artisti dance degli ultimi due decenni, un DJ che è rimasto in prima linea nella scena per tutta la sua carriera e un produttore che continua tuttora a spingere. Dopo una lunga lista di successi, tra cui 20 top 40 del Regno Unito, con colonne sonore per film e remix di artisti mainstream come Pet Shop Boys e Fearless, Lange è uno dei principali produttori di EDM al mondo. Nel tempo ha fatto anche apparizioni per alcuni dei migliori marchi di club del mondo, per esempio Insomniac e Cream, oltre ad esibirsi in eventi prestigiosi come Tomorrowland, ADC, Dream State, A State of Trance. È apparso all'interno della DJ Mag Top 100 per ben 8 anni. Oggi Lange si ripropone con la sua nuova song dal titolo Angel Falls, magistralmente mixata dal DJ e produttore canadese Somna e in uscita su etichetta Black Hole Recordings. Transvolution, you listen to Andrea Mazza. Voice Stories, La Mario.
Transevolution. Arriviamo al momento Made in Italy di Transevolution, la garanzia che porta la nostra bandiera in giro per il mondo, e lo fa pure nel migliore dei modi, lasciatecelo dire. Lui è il nostro connazionale Giuseppe Ottaviani, che ovviamente salutiamo. DJ Andrea Mazza, saluta anche tu Giuseppe Ottaviani. Lo saluto tutti i giorni. Devo dire che si sentono costantemente, tra DJ si fanno queste cose, anche quelli di genere come la trance e la progressive. E comunque questa è la sua nuovissima traccia in stile appunto trance purissima, il titolo è AK, è già uscita qualche giorno fa su etichetta Black Collar Recordings, e proprio Giuseppe in questi ultimi mesi ha intrapreso e continuerà nei prossimi mesi un tour in giro per il mondo, arrivando in continenti come gli Stati Uniti, poi in UK, Canada, Olanda, Israele. Veramente credo che abbia il carnet pieno fino alla fine dell'estate. Comunque se vi trovate in quelle zone, chiaramente insomma seguite
seguite Giuseppe Ottaviani sui suoi social per capire quali saranno le tappe. Il consiglio di Trans Evolution è di non perdervi o almeno di assistere una volta nella vita ad una sua performance live, perché Giuseppe non è soltanto un grande produttore ma è anche un fenomenale artista sopra il palco. Trans Evolution, the best trance and progressive all around the world. Edit Andrea Mazza. Voice Stories, La Mario. Trans Evolution.
La traccia che stiamo finendo di ascoltare si chiama Atlas e la label è la Regenerate. E arriviamo adesso alla novità di cui vi ho parlato durante quest'ora di viaggio musicale al di sopra e al di fuori delle frequenze comuni. Se adesso andate sulla pagina Facebook di Trans Evolution avete la possibilità di votare la song che vi è piaciuta di più questa sera, quindi la vostra canzone preferita. Quella che riceverà più voti entrerà di diritto nella prossima Trans Evolution Chart, il che vuol dire che potrete riascoltarla ancora e ancora e ancora e ancora, e il DJ Andrea Mazza potrà con simpatia, eleganza e sorriso mixarla ancora e ancora e ancora, vero all'infinito. DJ Andrea Mazza? Certo. Assolutamente. Dunque, adesso io vi voglio ricordare degli appuntamenti, per cui se avete una carta, penna e calamaio, come dicevano gli antichi, sarà il caso di prendere nota. Allora, prima di tutto c'è il canale YouTube Trans Evolution, dove noi la domenica siamo in diretta, per cui la chat è in real time, tutte le cose che volete raccontare, tutti i commenti che volete fare, noi li leggiamo, e soprattutto il DJ Andrea Mazza ci tiene a rispondervi, per cui veramente fatelo, io sono contenta di leggervi, vi incuriosite costantemente, magari un giorno riuscirò anch'io a trovare il coraggio di rispondervi. Poi, tra gli appuntamenti da non perdere, il mercoledì back to back con i Colonial One, il giovedì c'è la classifica, appunto la classifica, la Trans Evolution Chart, all'interno della quale potrete ritrovare il brano più votato questa sera, quindi il vostro preferito. Poi la domenica, pensate, c'è un appuntamento con la Mario, che sarei poi io, quindi ci ritroveremo qui esattamente fra 8 giorni, e ogni secondo lunedì del mese, non c'è il ciclo, ma ogni secondo lunedì del mese per gli amanti della Progressive c'è la Progressive Zone con TFF. Vuoi darci delle delucidazioni su questo calendario? Perché poi il DJ Andrea Mazza mi ha colto alla sprovvista, mi ha detto: guarda che ci sono delle novità, abbiamo ampliato il calendario, ma qui abbiamo fatto una quaresima. No, diciamo che ci sono sempre state, però non l'abbiamo mai annunciato. Le rendiamo ufficiali. Ci sono sempre state, ma la Mario non aveva il compito ardito di dirle e raccontarle. Io spero che si sia capito questo calendario. Vabbè, vogliamo chiudere con una risata. D'altronde la musica trance serve a questo, a rilassare, a rendere tutti più sereni e quindi a strapparci anche un sorriso. Bene, chiaramente ci sono i social del DJ Andrea Mazza, che ogni giorno vi tiene al corrente sulle novità della musica trance. È stato molto bello farci compagnia questa domenica sera. L'appuntamento con me è fra una settimana. Buonanotte.